Ciao, mi chiamo Deborah, ho 25 anni e faccio il cambio stagione per la prima volta oggi nella mia vita, non l'ho mai fatto. Ieri sono stata da Ikea e ho fatto un po' di shopping utile per la prima volta nella mia vita, anche questo. Quante novità in questo video! Ho comprato delle scatole di plastica giga, pesantissime! E le ho comprate per metterle nella parte sopra del mio armadio, che in questo momento è praticamente vuota, e ho intenzione di infilare qua dentro tipo tutte le felpe, i giubbotti, tutta la roba invernale che spero di non dover cacciare fuori dall'armadio, almeno fino a settembre 2021. Voglio sfoggiare i miei outfit estivi, non so se l'avete capito, non voglio più cose pesanti, basta, sono stufa, anche io che amo l'inverno, non ne posso più. Da quando vivo da sola, ovviamente devo dividere il mio spazio vitale con un'altra persona, che ossia il mio fidanzato, e non ho più tutto lo spazio che avevo prima. In più sto facendo un sacco di shopping fashion ultimamente, quindi ho anche il doppio dei vestiti. E quindi per la prima volta nella mia vita, avendo meno spazio, avendo più roba, devo fare per forza il cambio stagione. Mi avete consigliato di mettere tipo vestiti sottovuoto, non so se si dice così, ma mi sembra una cosa più complicata. Le scatole mi sembrano più un buon inizio per il mio primo cambio di stagione fatto da sola, anche perché il mio fidanzato lavora in questo momento, quindi spero di non fare casini. Ho comprato da Ikea 4 tappi, 4 scatole, 2 pacchi di stampelle, anche se questi non sono per me, ma sono per il mio fidanzato che non ha stampelle, infatti non so come fa a mettere le cose nell'armadio. Ah, ho comprato anche una scatola piccola, me l'ero anche dimenticata. Qua ci potrei mettere un sacco di cose carine. Si chiamano Samla, queste scatole, se vi interessa. Ah, poi ho comprato sempre da Ikea 2 di questi palette per cucinare. Ne avevamo comprata una e siamo trovati benissimo, ne ho comprate altre due. Il mio primo coso per mescolare per le uova, boh, magari mi servirà nella vita prima o poi. Poi ho comprato anche un copripiumino con questa trama celestino rosa, super cute. Iniziamo a portare le scatole di là, voi mi farete compagnia in questo processo lungo e doloroso, anche perché dovete sapere che io quando non voglio pensare mi metto a fare 300.000 cose. Le persone ho notato che reagiscono all'ansia, allo stress, alla preoccupazione in diversi modi. C'è chi la sfoga magari ascoltando musica triste, pensando, mettendosi a letto. Io se mi mettessi a fare una cosa del genere credo che non mi rialzerei più dal letto, quindi piuttosto occupo la mente in più modi possibili, perché in questo momento, mentre sto facendo questo video, mio nonno sta facendo una biopsia al cervello, quindi ho veramente tanta ansia. Per non pensarci, faccio il cambio stagione. Onest, andiamo. Questa è la mia camera da letto, una parte almeno. Nello specifico, questo è il mio lato della camera da letto. Qui c'è la scarpiera, qui dietro di me c'è l'armadio con i vestiti. Io vorrei mettere qui sopra gli scatoloni. Ho preso le misure, ce ne entrano precisi, precisi 4 di questi, che sono anche belli grandi. E quello che vorrei fare è letteralmente levare roba da qua, perché non c'entra più niente. Cioè, il mio armadio è completamente pieno. E calcolate che in tutto ciò io devo ancora finire di fare il trasloco da casa dei miei genitori a qui. Mia sorella, che vuole rubarmi la stanza, non ce la fa più e mi sta implorando di sbrigarmi a trovare una sistemazione per le mie cose che sono rimaste lì in questa casa. E quindi oggi lo faccio per te, Miki. Mi metto a fare questo cambio stagione. Ci sono delle robe tipo dei maglioncini natalizi che sono sicura che non mi serviranno. C'è solo un problema, che io sono bassa, quindi non ci arrivo a dove devo. E mo? Vabbè, in qualche modo farò, tirerò i vestiti che devo fare. Ah, ok, tipo questo maglione di Natale sicuramente non mi servirà prima di novembre prossimo, perciò lo piego e lo metto nel mio scatolone fabbricone. Cioè, come vedete, in realtà sì, il mio armadio è pieno, ma non ho tantissimi vestiti. Qui ho un maglioncino con scritto Santa Baby, un altro maglioncino bianco peluscioso. Quanto profumo nei vestiti! Sono molto fiera dell'ammorbidente che usiamo io e P. Fa un profumo buonissimo. In realtà credo che 4 scatole siano anche un po' too much. Vedo che c'entra un sacco di roba. Anche questa felpona marrone
diciamo che è un po' troppo calda. E quindi va nella scatola e ho anche altra roba nella cassettiera qui davanti al letto, che in questo momento è un casino, mi vergogno. Fa veramente schifo perché ovviamente non avendo posto più in armadio accumulo tutti i vestiti lì ed è brutto da vedere. Tipo in questo cassetto io dovrei avere delle cosine che posso togliere. Vi ricordo che c'era qua una felpa, eccola, una felpona che mi hanno regalato da Drunk Elephant. Cioè, già solo togliendo quella ho un sacco di spazio in più in questo cassetto. Vorrei vedere se riesco a levare anche altro. Questo vorrei regalarlo a mia sorella, quindi lo metto, perché non mi stanno bene questi gilet fatti così. Cioè, ho le tette troppo grandi per questo tipo di indumento. Anche questa felpona di Oceans Apart è troppo pesante. Maglione super caldo. Scatola numero 1 pronta. La chiudo con il coperchio, cerco di chiuderla bene 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 così non ci entra la polvere o altra roba schifosina. Non fa tipo un rumore per dirmi che si è chiusa? Cioè praticamente questi coperchi sono inutili. Cioè non è che rimangono ben fissi. Passiamo alla scatola numero 2. Oggi non vorrei nemmeno esagerare troppo togliendo la roba, perché comunque è maggio e comunque tipo la sera fa freschetto, però maglioni così pesanti non credo serviranno ancora. Poi comunque male che va, tiro giù la scatola e ho tutto quanto sopra il letto. Ecco, già se avessi messo la roba sotto vuoto sarebbe stato più problematico. Anche la scatola 2 è pronta, quindi io direi adesso di fare un attimo pausa, come se mi fossi sforzata così tanto, ci ho messo 2 minuti, sapevo che sarebbe stata una cosa abbastanza veloce, e provo a mettere la roba là sopra. Incrociate le dita per me, spero di non cadere, di non morire in diretta. Anche perché se dovessi morire mettendo queste scatole su, non penso che vedreste mai questo video. Se lo state vedendo in questo momento, tranquilli, sono sopravvissuta. Mi ero scordata dell'esistenza dei piumoni, che andranno a finire nel lato di P, ovviamente. Metto la prima scatola. Vai. Cosa che ce ne entrano anche di più di quello che pensavo. Decisamente ne entrano tantissime di queste scatole, sono comodissime. Dato che per ora 2 scatole mi avanzano, se dovessi riuscire a mettere roba di piumone e lenzuola qui dentro sarebbe top. Adesso da sola non è che riesco a piegare la roba alla perfezione, ma già soltanto se riesco a inserirla qui dentro sarebbe veramente top. Tipo queste cose le metto qua, devo comprare altre scatole. E in quest'altra scatola provo a metterci il piumone pesante. Tipo un po' a cavolo così. Ecco, forse questa non è proprio una buona idea. Ma vi dirò, almeno anche questo non prende polvere. Non pensavo, ma veramente è stato più facile del previsto. Entra tutto quanto. Ora sono un po' triste, pensavo che questo lavoro mi avrebbe tolto tipo un sacco di ore. E invece no, ora non mi resta altro che sistemare la roba che avete visto lì sul comodino. Poi magari mi posso dare una truccata, perché sono tipo 3 giorni che non mi trucco. Buongiorno, è prestissimo, ho appena bevuto il caffè e volevo continuare a portarvi un pochettino con me in questa vita da casalinga disperata. Dato che il primo video che avevo fatto su questo tema vi era piaciuto tantissimo. Piccolo aggiornamento su mio nonno, l'operazione è andata bene, ora dobbiamo scoprire che cos'ha, però primo passo superato. Sono felicissima, decisamente molto più tranquilla rispetto all'altro giorno. Adesso sto rispondendo alle mail. Ho fatto un video tempo fa sulla mia working routine, che è molto cambiato. Vi lascio quella vecchia giù nell'info box, ma adesso la mia working routine è molto cambiata perché non lavoro più in ufficio con Eleonora, ma lavoro qui da casa. Quindi fatemi sapere se volete una working routine aggiornata. Quello che devo fare oggi, a parte finire di rispondere alle mail, controllare i contratti e tutta questa roba un po' pallosa, è andare a fare la spesa, sistemare casa,
quando torno qui lo faremo insieme, e andare a ritirare i pacchi da mamma e papà, perché tutti i miei pacchi di lavoro continuano ad arrivarmi all'indirizzo di casa di mamma e papà, quindi dove abitavo prima, perché lì c'è la portiera che io amo, Santa Paola, se mai dovessi vedere questo video, grazie. Ad aiutarmi con tutte le mie commissioni, c'è Miki oggi, che ha detto anche una cosa, ossia che mi aiuterà anche a fare, confusa, cosa mi aiuterai a fare? A pulire e sistemare tutta la casa? Esatto. La prima tappa di oggi è andare a prendere i trucchi da Wycon per un video che non so se vedrete prima o dopo di questo, mentre la seconda è il supermercato, quindi mi aiuterai a fare la spesa, organizzare il frigorifero, schiavizzandola, ma in realtà a lei piace moltissimo fare queste cose. Sono io che non sono proprio del mestiere. Unboxing time con mia sorella, che mi è venuta a trovare, sono troppo felice. Alla fine rimaniamo insieme a pranzo. Io e Miki abbiamo fatto un ordine da Douglas insieme. Qui in mezzo ci sono alcune cose che ho ricevuto dai brand e altre cose invece che ho comprato io. Tipo tutte queste cose le ho comprate io. Questo è un ordine Douglas dove Miki ha preso, che ti sei comprata? Dillo al mondo. Ho presa la crema solare per il viso 50 di Mulac. Sotto consiglio di chi, sì, ovviamente. Cioè, la dosatura è pazzesca, mi piace. Sotto mio consiglio. Magari vi lascio il link nell'info box perché sta finendo ovunque. E io ne ho approfittato per farle arrivare le spese di spedizioni gratis per prendermi delle ciglia finte, dato che sono sempre utili. Mentre qui abbiamo delle cosine di vari brand che ho comprato da Beauty Bay, anche questa che ho comprato dopo averla vista da Melissa. La palette di Mitchell, insomma ci sono un po' di cosine. Adesso vi farò vedere qualcosa anche nelle storie su Instagram. Questo. Michela non vedeva l'ora di spacchettare questo PR package da parte di Kiko. Carinissimo! Devo portare a fare qualche picnic. Dentro mo ci sta questa roba, ma io ci metterò il riso e me lo porterò a fare un picnic. Quindi praticamente ci hai rimediato anche tu. Esatto. E poi probabilmente ti prenderai anche un sacco dei prodotti che ci sono qui dentro, perché chi mi segue sa che ho fatto un video su questa collezione di Kiko prima di ricevere i prodotti, e quindi sicuro ci sono dei doppioni per te. Che ragazza fortunata, com'è essere la sorella di una youtuber? Non hai mai dovuto comprare un trucco in tua... Tutta la crema solare, è vero, è tipo la prima cosa di make up che ti compri. Dai, non compro nulla. È vero, è vero. Spacchettiamo. Mamma mia, qui l'unboxing procede benissimo, un sacco di cose ultra fighe, veramente un sacco. Qual è la tua cosa preferita? Stavo sbadigliando. Vabbè, il bello della diretta. La mia cosa preferita ovviamente è questa, la scatola. Niente, si è fissata questa scatola. Tra l'altro top, che è l'unico prodotto che già avevamo testato proprio nella stessa shade di quelli che mi ha mandato Kiko, è la palette. Qui adesso vado a sbirciare un po' la nuova collezione Mesauda e ho ancora 3 box di Sephora da aprire. Ma c'è la cosa preferita, la mia cosa preferita è questa. Ah, hai cambiato cosa preferita? Cos'è no, quella? Come scatola è questa, okay. Come prodotto è questa, perché io vado matta per i balsami labbra. E qui ci sono tutte le caramelle. Ecco, so già che fine farà questo pacco. E anche questo perché è micellare. Mi prende in giro perché invece di dire balsamo lamellare ho detto balsamo micellare. Ho capito, ma la sorella può essere bullizzata così. Io ho dato pure ascolto poi, eh. Infatti. Come vi dicevo, mia sorella è venuta ad aiutarmi a sistemare casa e ci stiamo occupando come prima cosa della cucina, che è sempre un disastro. Vi rendete conto che mia sorella ha 5 anni meno di me e sarebbe più pronta ad andare a vivere da sola lei che io che ci sono andata? Ti già mi ha sgridato perché vuole che io metta in esposizione il libro di cucina botanica, no, che mi ha regalato qui, Ele. Qui, cioè questo coso non c'entrava, era messo tipo così perché c'era un barattolo vuoto. Scusami. Invece così sono più carini, no? Scusami, cara. Anche se sta bruciata la carne. Ecco. E sto cucinando una cosa molto healthy. Già decisamente molto meglio rispetto a prima. E Miki ha fatto anche una composizione. Tutto ordinato. Che brava, vorrei avere anche io questo talento. Che meraviglia, ragazzi. Mia sorella mi sta aiutando a sistemare tutto. Vedete, queste sono le coperte nuove che vi ho fatto vedere a inizio video. Le abbiamo messe. In realtà queste le avevamo già messe io e qui, però abbiamo sistemato tutto il letto. Abbiamo sistemato anche qui sopra. Adesso prenderemo una lavanda finta da mettere in questo vaso, che è molto più carina. Però devo dire che questi girasoli sistemati così come me li ha messi Miki non sono niente male. Abbiamo tolto tutti i vestiti.
che erano accumulati. In realtà alcuni sono ancora qui piegati in attesa di essere messi a posto, però nel frattempo così è già molto meglio. Abbiamo pulito, messo in questo contenitore che mi è stato inviato da Puro Bio, dove c'erano tutti i gloss e caramelle, le mollette. Anche io ho fatto qualcosa, ho fatto diverse lavatrici che vedete qui. Non ho continuato semplicemente perché abbiamo finito lo spazio dove appendere le cose. And that's it! Sono super happy. Ma non vi ho fatto vedere la cucina. Proprio anche tutto il piano cottura, l'angolo caffè. È tutto super perfy perfy. Man mano che passano le ore sono sempre un pelino più cessa dell'inizio. Ma ho fatto veramente tantissime cose. Da stamattina alle 7 che sono in piedi non mi sono mai fermata. Mia sorella è andata via, sono già quasi le 9 e il mio ragazzo ancora deve tornare a casa. Ultimamente sta lavorando tantissimo, infatti è super stanco e stressato, e per questo ho pensato di fare la brava fidanzata e fargli una sorpresa. Quando abitavo ancora con mamma e papà, mamma faceva spesso queste pizzettine qui facilissime, che si fanno semplicemente ritagliando la pasta sfoglia. Io ad esempio stavolta ho preso questa qui di Buitoni e mettendoci sopra una salsa di pomodoro. Io ad esempio l'ho messa in questo bicchierino, proprio la passata, con un po' di olio, sale e delle spezie. E queste pizzettine poi si infornano a 180 gradi per una decina di minuti. È la prima volta che le faccio, sono brutte. Ovviamente lo sapete che non sono proprio uno chef stellato, però di gusto a mamma venivano buonissime. Spero che vengano buone anche stavolta, perché a P fanno veramente impazzire queste pizzette. Io volevo fare una sorpresa appunto a P e farla essere felice con le pizzette, ma queste mi sembrano delle montanare di calzoni. Perché sono così alte? Quelle di mia mamma venivano benissimo, tutte crocchi. C'è qualcosa che non va. Sono venute le pizzette. Ti piacciono, amore? Sei felice? Buonissime. Yay! Pizzette, uovo e purè.